avevano segnato Del Pivo e Nobili. Pallone verso Orsini. Si appoggia poi su Mercurio. Poi c'è il lungo lancio in avanti a cercare Santirocco, anticipato dalla difesa del Montecchio, ma ha recuperato il pallone il Tolentino. Petrucci supera un avversario, poi lascia il suo compagno di squadra. Pallone riuscito a raggiungere dal giocatore del Tolentino, attacca a destra il Tolentino, parte il cross al centro, deviato dal numero 3 Barruffi, che ha messo il pallone in calcio d'angolo. Siamo quasi arrivati al 20° minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Tolentino e Montecchio. Intasata all'area piccola del portiere, tantissimi giocatori proprio negli ultimi metri vicino alla porta a disturbare sicuramente il portiere. Parte il tiro dalla bandierina, un colpo di testa da Tomassetti, rimpallato, poi c'è il tentativo di tiro che va a colpire il palo esterno, ma la posizione ci è sembrato Sefulai che è andato a colpire, era difficilissimo fare il gol da lì perché la porta era quasi tutta chiusa, il pallone è andato a sbattere sul primo palo e poi è terminato a fondo campo. Ripreso il gioco, fallo laterale rimesso in gioco da parte del Montecchio che ha il pallone sui piedi. Poi Barattini che ha cercato un cambio gioco, ma ruba pallone il Tolentino che attacca in contropiede in zona centrale. Sefulai non si intende con Santirocco, poteva essere un'occasione da sfruttare meglio, non si sono intesi Sefulai con Santirocco e ha avuto vita facile la formazione del Montecchio a venire fuori da una situazione complicata. Del Pivo, Peroni, l'attacco si svolge sulla sinistra ma torna indietro il pallone, cambia gioco, mette in movimento Dominici, passaggio all'indietro su Nobili che rinvia lungo, pallone controllato da Tomassetti, lascia il pallone sfilare in fallo laterale, il rilancio in avanti, colpo di testa Greco, ha rimesso ancora il pallone in avanti, poi Santirocco, vediamo che Santirocco probabilmente ha commesso fallo sul difensore del Montecchio e ha fischiato l'arbitro. Si allontana il numero 9 del Tolentino mentre si sta rialzando Dominici e ha subito battuto il calcio di punizione verso Nobili che ha aperto subito sulla sua sinistra. Ancora l'azione che si svolge nella zona di sinistra, Peroni lanciato, il numero 7 del Montecchio mette il pallone al centro, troppo lungo, non riesce a raggiungerlo neanche Sciamanna, pallone che termina a fondo campo. Sempre 0-0, siamo esattamente alla metà del primo tempo. Orsini pronto a rilanciare il pallone dal fondo. Pallone alto, Greco non manca il pallone di testa, Santirocco cerca di proteggerlo, poi Sefulai che subisce anche fallo. Cadatera, il numero 11 del Tolentino, viene assegnato il calcio di punizione alla formazione Cremisi. Frulla si è messo nella posizione per mettere in mezzo questo calcio di punizione lungo la fascia sinistra d'attacco del Tolentino. Tutta all'indietro la formazione del Montecchio a proteggere il proprio portiere. Frulla sta osservando i suoi compagni di squadra.
c'è stato un tentativo di entrare di testa di Greco, non riuscito, pallone che è terminato poi tra le braccia del portiere Andreani, che mette in movimento Barattini, che avanza, anzi trattasi di Baruffi. L'azione si svolge sulla sinistra, il pallone rimesso al centro, non arriva il pallone a Magnanelli per l'intervento difensivo della squadra Cremisi, poi è Santirocco che cerca subito Sefullai, che non riesce a controllare bene e recupera il pallone la formazione del Montecchio. Dominici, Paoli, Nobili. L'apertura sulla sinistra, poi il passaggio in verticale su Torelli, ancora pallone aperto a sinistra, fallo laterale in favore della formazione del Montecchio. Torelli ha fatto ritornare il pallone al suo compagno che gliel'aveva ceduto. Baruffi con le mani verso Paoli. Passaggio in verticale questa volta, c'è l'intervento difensivo di Mistura che mette il pallone direttamente in fallo laterale. Sciamanna con le mani pronto a rimettere in gioco il pallone per il Montecchio, cerca di ritornargli il pallone Magnanelli, non riuscito, c'è il rinvio di Tomassetti. Santirocco lotta in mezzo a due avversari ma commette fallo secondo il direttore di gara. Posizione irregolare, dovrà essere ancora ribattuto il calcio di punizione. Nobili cerca un compagno libero, lo trova in Dominici vicino a lui, poi passaggio in verticale, tentativo di mettere il pallone verso Magnanelli, non riesce perché è troppo lungo il pallone e finisce a fondo campo. E Orsini è andato a recuperare il pallone per la rimessa da fondo. Si dispongono i compagni del portiere Orsini per ricevere il pallone, il rilancio è come al solito lunghissimo, il rinvio di testa da parte del Montecchio, recupera il pallone il Tolentino ma lo riperde subito Paoli verso il suo compagno di squadra Torelli, che ha perso il pallone, lo recupera il Tolentino. Passaggio lungo a cercare Santirocco che di testa mette sulla sua destra ma non arriva il pallone a Capitan Petrucci. E allora riparte la formazione del Montecchio. C'è un fischio dell'arbitro e concesso il calcio di punizione alla formazione del Tolentino. Mercurio batte questo calcio di punizione toccando corto sulla sua destra, gli ritorna il pallone al numero 4 del Tolentino che lancia lungo ma rinvia la difesa del Montecchio. Magnanelli numero 10 guarda la porta, poi apre sulla destra dove c'è Sciamanna che è scattato, perde il pallone, forse Greco subisce fallo non rilevato dall'arbitro, per un attimo ha lasciato la norma del vantaggio che non si è concretizzata, ritornato sui suoi passi e ha segnato il calcio di punizione. Con tutta calma Tomassetti ha dato il pallone a Mistura, pronto a battere questo calcio di punizione, a far ripartire un'azione d'attacco dal Tolentino. Si allontanano tutti e poi lascia l'incarico al portiere Orsini di calciare lungo, pallone che arriverà verso i limiti dell'area di rigore del Montecchio, sì in effetti, ma il pallone viene respinto dalla difesa del Montecchio. Poi rilancio definitivo di Sciamanna, di testa Peroni cercato sulla sua sinistra Nobili che ha ricevuto, pallone che ritorna da Paoli, pallone all'indietro, Torelli, ancora pallone verso Paoli.
Baruffi mette in avanti in verticale sulla sinistra, dove c'è il suo compagno di squadra che cerca il tiro, pallone al numero 8 Torelli, quindi al numero 11 che calcia Sciamanna, colpisce male il pallone e termina a fondo campo. Quindi nulla di fatto, ma c'è la destata, la deviazione. Magnanelli sul pannone. Messo in mezzo il pallone, si crea una mischia, pallone che ritorna al numero 10 in Magnanelli, che preso controtempo non è riuscito a controllare la sfera, gli è sfuggita in fallo laterale. Tomassetti rimetterà in gioco il pallone con le mani, cerca Santi Rocco che cerca di proteggere il pallone, cade a terra il numero 9 del Tolentino, l'arbitro dice di continuare, il colpo di testa di Dominici termina direttamente in fallo laterale all'altezza della linea mediana del campo e Tomassetti con le mani cerca un compagno libero, pallone verso Sefullai e poi Bracciatelli, ma non giunge il pallone di nuovo a Sefullai per l'intervento di Sciamanna che gli mette il pallone in fallo laterale, allora Tomassetti lo rimette in gioco il pallone. Lotta il giocatore del Tolentino, poi parte un tiro insidioso da parte di Sefullai, tiro a sorpresa. Riparte l'azione del Montecchio. Pallone che ritorna all'indietro. Dominici avanza. Passaggio in verticale su Barattini. Fischia l'arbitro. Ha subito fallo il numero 9 del Montecchio. E viene recuperato il pallone. Dominici lo sistema nel punto di battuta, il passaggio all'indietro, manovrano i giocatori di difesa del Montecchio, nuovamente Dominici il pallone, poi cambia gioco, trova il suo compagno Torelli che apre sulla sua sinistra dove è avanzato Baruffi, ma perde il pallone il giocatore del Montecchio e Petrucci cerca di andarsene, cade a terra, subito fallo. L'arbitro era lì a due passi e ha segnato il calcio di punizione alla formazione del Tolentino. Si discute sul terreno di gioco tra i giocatori delle due squadre, tra l'arbitro, giocatori che cercano di chiarire le dinamiche del fallo. Si sono tutti rialzati. Può ripartire il gioco, Mercurio sistema il pallone e si può ripartire, il fischio dell'arbitro è giunto per far battere il calcio di punizione, gioca corto Mercurio, poi c'è lungo lancio a cercare Sefullai, Sciamanna anticipa di testa, recupera il pallone il Tolentino, Tomassetti, passaggio non giunge al suo compagno di squadra Bracciatelli per l'intervento difensivo della formazione del Montecchio, pallone in avanti, Sefullai cerca di inserirsi per andare a creare pericolosità, recupera il pallone del Tolentino per un attimo e poi c'è rilancio in avanti, mistura, passaggio all'indietro verso Mercurio che sulla pressione dei giocatori del Montecchio ha dovuto far intervenire Orsini che ha subito rilanciato. Fischiato l'arbitro, battuto già il calcio di punizione. Passaggio sulla sinistra dove avanza Baruffi, mette il pallone al centro. Orsini controlla che non ci sono avversari e lascia sfilare il pallone a fondo campo, si prende la rimessa da fondo campo il numero 1 del Tolentino.
vediamo che aspetta che i suoi compagni si piazzano in avanti. E poi il rilancio è lungo, Santi Rocco è saltato di testa, recupera il pallone il Tolentino, Bracciatelli ha servito subito, Frulla che ha aperto verso sinistra, c'è Capitan Petrucci, lo accompagna sulla fascia il giocatore, ma perde il pallone Petrucci e lo recupera la formazione del Montecchio che cerca di ripartire in velocità, sbaglia il passaggio il giocatore Peroni e allora il Tolentino riprende il pallone in gioco. Bracciatelli apre subito sulla destra, Petrucci il capitano, gli viene messo il pallone da Peroni in fallo laterale, già battuto da Capitan Petrucci. Poi il pallone viene sventagliato a centro area a cercare se Fullai troppo lontano dal traiettoria del pallone, pallone che nessuno tocca, il fallo laterale è in favore della formazione del Montecchio. Sono 35 minuti trascorsi del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Mistura rimette il pallone in avanti verso Santi Rocco, viene ben controllato il pallone, anzi vediamo che ha segnato il calcio d'angolo, probabilmente c'è stato un tocco di difensore in maglia blu, quindi sarà calcio d'angolo per il Tolentino. Zoppica un tantino Santi Rocco in mezzo all'area piccola. Vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo. Area piccola del portiere intassatissima come al solito, parte il tiro, viene il pallone recuperato dal portiere Andreani che anche subito fallo in quanto è stato assegnato calcio di punizione alla formazione del Montecchio che riparte dal basso. Torelli avanza, apre sulla sinistra dove c'è Baruffi, pallone che ritorna all'indietro del pivo Baruffi, ancora pallone del pivo Nobili, del pivo cerca l'imbucata giusta, i movimenti dei suoi compagni che non trova, allora si è dovuto affidare a Torelli, pallone che ritorna verso Nobili e infine viene servito il portiere Andreani, non riesce ad aprire il dispositivo tattico del Tolentino, quindi è dovuto tornare all'indietro e ora c'è un'imbucata in avanti sulla sinistra, vediamo che il pallone è terminato a fondo campo, l'ultimo a toccare è stato il giocatore del Tolentino Mercurio e quindi ci sarà il calcio d'angolo in favore della formazione del Montecchio. Magnanelli è andato sulla lunetta d'angolo per mettere al centro questo tiro dalla bandierina. Sei uomini del Montecchio in mezzo all'area di rigore, parte il cross di pugno in qualche maniera, Orsini ha rinviato. Vediamo chi arriva prima sul pallone, è stato il giocatore Domenici del Montecchio che gli ritorna il pallone dal capitano Paoli che questa volta torna indietro sul cerchio di centrocampo dove c'è Shaman che cambia gioco sulla sua sinistra, pallone ancora in avanti da parte del Montecchio, Torelli cerca il tiro al limite dell'area a destreggiarsi, poi pallone a Paoli e quindi a Domenici che riapre sulla destra dove c'è Sciamanna, pallone che ritorna al numero 4 del Montecchio, Domenici, addirittura al portiere Andreani. Si riparte dall'altra parte del campo sulla sinistra, passaggio in verticale, vediamo che avanza Peroni e poi è Magnanelli che cerca un tiro, la deviazione importante da parte di Orsini e mette il pallone in calcio d'angolo. Deviato il pallone da parte del difensore estremo, difensore del Tolentino Orsini. Che
chiama lo schema il giocatore sulla bandierina alzando le braccia per far capire ai suoi compagni come sarà battuto il calcio d'angolo. Devia di pugno Orsini la traiettoria del pallone, viene recuperato da Dominici e rimette il pallone al centro. Attenzione, ben pericoloso il tiro del numero 8 che non trova la porta. Torelli sulla girata. Andata bene al Tolentino, pronta la girata al volo di Torelli, ma non ha trovato la porta il numero 8 del Montecchio. Quindi sempre 0-0 tra Tolentino e Montecchio. Il rilancio di Orsini, il colpo di testa di Greco, poi c'è Montecchio che rimette il pallone in avanti. Attenzione a giocatore Balloni che stava perdendo il pallone. Greco in avanti, ancora un colpo di testa della difesa del Montecchio, si lotta a centrocampo, poi Greco recupera il pallone, apre lunghissimo per Sefolai, non può raggiungere il pallone il numero 11 del Tolentino. Quindi la rimessa in gioco con le mani sarà in favore della formazione del Montecchio. C'è stato Greco che ha anticipato Peroni, ha recuperato il pallone il Tolentino. Santirocco si appoggia su Tomassetti che poi non riesce a dare al suo compagno di squadra. Passaggio errato, è terminato in fallo laterale il pallone, la rimessa in gioco è del Montecchio. Pallone in avanti, il colpo di testa di Mistura e poi c'è stato quello di Magnanelli verso Peroni che apre subito sulla sinistra dove è scattato Baruffi e poi tentativo di tiro murato in qualche maniera dalla difesa Cremisi, pallone che è terminato in calcio d'angolo. E Magnanelli va verso la lunetta d'angolo per battere il tiro dalla bandierina. Si avvicina a Peroni, preferisce appoggiare all'indietro, poi il passaggio ancora verso il giocatore numero 7 Peroni, e la conclusione in porta viene deviata in calcio d'angolo dalla difesa del Tolentino e Magnanelli di nuovo sulla lunetta d'angolo per mettere in mezzo questo calcio dalla bandierina. Rinvia Greco di testa, rimette in avanti il pallone la formazione del Montecchio, il passaggio di testa è troppo lungo e termina direttamente a fondo campo, quindi nulla di fatto in questa azione. E Orsini è pronto a rimettere in gioco il pallone, la rimessa da fondo campo da parte del numero 1 del Tolentino. Pallone terminato in fallo laterale, già battuto. Rimesso in avanti il pallone a parte Tolentino, Dominici di testa indisturbato fa intervenire il suo portiere che è aperto subito sulla sua sinistra. Nobili a centro, posizione centrale, Dominici